la comunità di Mondragone in lutto per la morte della 12enne Chiara. La piccola si è sentita male ieri in casa. Quando sono arrivati i soccorsi era in stato di incoscienza, in arresto cardiaco per probabile emorragia cerebrale. Come scrive Caserta, c'è.net, una giovane infermiera aiutata da un defibrillatore è riuscita comunque a far ripartire il cuore della vittima, che è stata poi trasportata d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Dopo essere stata intubata, vi è stata la corsa all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri è purtroppo deceduta.